Vincenzo, benvenuto a Trieste. Senti, ho visto qua un equipaggio fantastico, dei ragazzi con tantissima voglia di vincere, intanto, no? Beh, e poi anche di esserci, no? Nella regata. Che mi dici di questa iniziativa, di questa cosa e di questa tua partecipazione a Trieste? Guarda, io sono felicissimo perché Trieste per me è stata una scoperta già alla prima barcolana. Quando uno si domanda ma perché ormai tutti i velisti, la vela italiana nel mondo è Trieste, io dico venite a vedere la barcolana e ve ne rendete conto, perché non c'è nessun'altra città, non in Italia, in Mediterraneo, bisogna andare a finire in Inghilterra per trovare una cosa del genere, forse neanche in Inghilterra. No, in Inghilterra no, perché a parte che fanno anche per step, no? per classi, no? E quindi poi c'hanno un'altra cosa, eccetera. Senti un poco, tu hai fatto due barcolane. Una sì, la prossima domani. Quindi tre con domani? No, due con domani. In bocca al lupo. Grazie, in bocca al lupo anche a voi. Tu devi fare una domanda. Ah, una domanda. Aspetta, mo ci penso. Che succede? Cosa si prova a organizzare, a pensare una festa del genere, perché questa oltre ad avere più di 1000 barche è proprio una festa, Vincenzo, cioè come si fa a fare una cosa di questo tipo? Si lavora un anno, si comincia, noi cominciamo a lavorare per la prossima barcolana giovedì prossimo. Ok, allora io dopo da giovedì prossimo incomincio a pensare alla mia prossima barcolana, la terza. Va bene, allora c'è solo da dire come sei. Come si dice in Trieste? Come sei? Come sei? Sto imparando piano piano. Sto imparando.